Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto. Non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre. Finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Yar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu è l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere lo metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli. Là farò germogliare la potenza di Davide. Preparerò una lampada al mio consacrato. Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Rallegrati, Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore. Alleluia. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte.
Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, rallegratevi e gioite, voi tutti che abitate in essi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rallegrati Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore. Alleluia. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Scenderà su di voi lo Spirito Santo. Alleluia, alleluia. Scenderà su di voi lo Spirito Santo. Alleluia, alleluia. E sarete miei testimoni in tutta la terra. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Scenderà su di voi lo Spirito Santo. Alleluia, alleluia. Viene lo Spirito Santo. Egli vi guiderà alla verità tutta intera e vi annunzierà le cose che verranno. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viene lo Spirito Santo, egli vi guiderà alla verità tutta intera e vi annunzierà le cose che verranno. Alleluia. Preghiamo il Cristo Salvatore perché ci doni la pienezza del suo Spirito. Santifica, o Signore, il popolo che tu hai redento. Il tuo Spirito edifichi la Chiesa nell'unità e nella pace. La preservi da ogni lacerazione e discordia. Tu che ci hai riscattati dalla schiavitù di Satana, libera il mondo dalla cupidigia e da ogni forma di sopraffazione. Cristo Signore, consacrato dallo Spirito per il mistero messianico mentre pregavi il Padre, fa che i sacerdoti compenetrino la loro vita di preghiera per renderla feconda nello Spirito. Il tuo Spirito illumini i potenti della terra, perché vincano le tentazioni del potere e cerchino sinceramente il bene dell'umanità. Tu che vivi nella gloria del Padre, accogli i defunti nella tua luce sempiterna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Mi
Venga, Signore, il tuo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e conformarci alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.